When I started that little journey of looking back into my family, we knew that there was a relative of my mother's mother, her grandmother, who had an Italian background. And through looking for her, we found, you know, her relatives. So I'm not really sure why Luigi Ghezzi wrote on his entry paper into New Zealand that he was from Ascoli Piceno, if he was born nearer to Parma. I don't know why, but that appears to be what he did. But here's the cool thing about all this. Legame di sangue. You know? So here it is that I've had this fascination with Italy my whole life. And as an adult, I've really started to, you know, obviously we connect through I gladiatori, okay? That's the beginning of that sort of connection. But as a as an adult coming back here and bringing my kids here and adventuring around Italy and a sense of connection, it's unbelievable for me to, at this age, to find out that there's a reason behind that connection, because it is blood, you know? And isn't it a fascinating thing? Think about the contribution around the world that Italy has made and continues to make. Think about the contribution Italy has made to the American culture. You know, I grew up with a bunch of Italian friends, and the contribution to Australian culture in a modern societal sense is absolutely profound. From, you know, our daily habits to what we eat, etc., you know. And it really is amazing that, you know, so many people have set off from here and gone around the world and made successful lives in other places. And I never would have thought as a kid growing up in New Zealand that I in fact had Italian relatives, but there it is. I'm very proud of that. Quando io all'inizio sono partito con questo viaggio di scoperta, e ho cercato di risalire a capire quelli che erano i legami familiari, ho cominciato a scoprire poi alla fine che avevo dei parenti, che avevo degli antenati che venivano dall'Italia, e questa cosa è stata estremamente interessante, perché sono partito praticamente dalla mamma di mia mamma e dalla nonna, e da lì abbiamo ritracciato, tornando indietro, che c'erano dei legami e delle origini italiane. E poi, perché questo antenato, questo trisavolo, questo tal Luigi Gatti abbia scritto nei Luigi Ghezzi abbia scritto nei documenti per l'ingresso in Nuova Zelanda che proveniva da Ascoli Piceno, quando invece proveniva da Parma, io questo da Firenze questo non lo so, però sembra che questo è quello che sia successo. Ma in ogni caso per me è stata una cosa molto importante, una scoperta fondamentale, perché io ho sempre avuto questo fascino, questa attrazione nei confronti dell'Italia. È qualcosa che io ho sempre vissuto, ho sempre percepito per tutta la mia vita, e da adulto ho cercato di ritornare a quei ricordi, a quelle cose che sentivo, e anche a questo legame che percepivo, che è cominciato come connessione, come legame con il gladiatore. E poi però, da grande, tornando in Italia, tornando a visitare, a girare, ci ho portato i miei figli, facendo il giro per il paese mi sono reso conto di quanto era forte questo legame. E alla fine questo qualcosa che sembrava strano, inspiegabile, incomprensibile, invece ha avuto la sua ragione, perché è venuto fuori che c'è qualcosa di forte. E a prescindere se Ascoli Piceno o Firenze,
il discorso è uno solo, c'è questo legame di sangue, questa enorme connessione. E poi è affascinante anche pensare che questo paese abbia dato al mondo un grandissimo contributo, perché l'Italia ha dato un contributo in termini di cultura. Pensate al contributo all'America, alla cultura americana, pensate anche al contributo da un punto di vista anche sociale, all'Australia, al modo per esempio in cui noi abbiamo a volte improntato le nostre abitudini, anche quelle quotidiane, a quello che mangiamo. Il contributo che gli italiani che sono partiti da questo paese hanno dato in tutto il resto del mondo. Non avrei mai pensato, da ragazzino che cresceva in Nuova Zelanda, che un giorno avrei scoperto di avere questa origine italiana.